Luce LP della Janara, il gruppo rock heavy metal made in Irpinia. A distanza di 2 anni il quartetto debutta il prossimo 27 marzo con il disco Tenebra, prodotto e distribuito dalla storica etichetta Black Widow Records. È un disco rock con testi cantati in italiano che traggono ispirazione dalle leggende popolari che i miei nonni, i miei zii mi tramandavano quando ero piccolino. Atmosfere dark per racconti di streghe, antiche tradizioni e vecchie storie tramandate di generazione in generazione. E le streghe fanno parte della musica della Janara in maniera radicale. Diciamo che tutte le canzoni parlano di streghe, che poi non sono altro che donne che hanno subito l'oppressione e l'umiliazione di una cultura che le ha praticamente distrutte per secoli. Solo tu capirai, il vento tra le fragole ti parlerà di me, puoi ascoltarlo se vuoi. L'appuntamento è per la sera del 27 marzo, quindi mercoledì prossimo, a partire dalle 21. E l'etichetta è importante perché la Black Widow Records, che ha creduto tanto in noi, è l'etichetta che distribuisce, produce e promuove dischi di grandi artisti come Delirium, Nuova Idea, in passato Goblin, Pentagram e tanta altra roba del genere. E il Tilt siamo contentissimi perché, oltre ad essere un bellissimo locale, si trova ad Avellino. Insomma, il nostro capoluogo. Nicola Vitale è il chitarrista della band, detto il Boia, anche autore e compositore di Tenebra, e la voce è di Raffaella Cangero. Persi come oracoli ti porteranno via, solo tu capirai.